IPAF Bologna e Radio Bologna presenta. Gioca Paola, mi sembra di vedere come se i Queen si esibissero, dove ci sono dei grandi solisti e un grande performer che si esprime secondo il suo talento, e credo che noi dobbiamo essere consapevoli di questo, che abbiamo tanti solisti che sanno suonare in modo incredibile all'interno del campo, e un performer che forse non ha nessuno al mondo, che è in grado di esprimersi a dei livelli assoluti. Siamo in attesa, fiato sospeso, anche dentro noi. O fuori. Facciamo il dito anche dentro o fuori. È dentro! Pizzica la riga, la battuta di Ivan Zaitsev. 122 chilometri all'ora. Bogers per Bausch, il muro dell'Italia. Cristina Chirichella, un grande muro che ci dà il 24-22, due match point per andare a Tokyo. Si alza la palla altissima. Marcia Colace, Giannelli la salva, Spanicotto nella taglia e trova una palla fantastica. L'Italia è a Tokyo, doppietta azzurra perché prima le ragazze e adesso questi fantastici, pazzi, azzurri hanno tirato fuori una prestazione meravigliosa, l'Italia è a Tokyo. Attenzione, no, è Gonu, salta, Bogos salta, il tocco c'è. Voglia di Volley e Volleyball.it presentano We Will Tokyo, lo speciale olimpico in onda tutti i giorni per raccontarvi l'avventura a Tokyo delle due nazionali. Ed eccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati We Will Tokyo, Volleyball.it e Voglia di Volley. Prendono questo speciale olimpico ormai che continua, speriamo di continuare a farvi compagnia il più possibile nell'avventura degli azzurri. In questa Olimpiade ormai si sta facendo dormire pochissimo, sta facendo vedere milioni di partite. Vediamo, siamo pronti anche oggi a parlare. Buongiorno a tutti, buongiorno Marco. Buongiorno a tutti, settimo giorno delle Olimpiadi, oggi mi è stata anche l'atletica, finalmente. E pensavo ieri, Mazio, che sette giorni di volley non abbiamo ancora fatto nessun tipo di polemica sulla regia della pallavolo. Io voglio vedere le palle dubbie e non si vedono. Voglio vedere il replay di quando la palla non è chiara, ma non ce la fanno. Questo è vero, questo è assolutamente vero. Questa è un'altra tematica che ogni tanto è subentrata, insomma. Diciamo che anche oggi di tematiche ne abbiamo, no? Che sta continuando a succedere di tutte nei gironi. Ricordiamo, come avrete saggiamente intuito, oggi siamo in onda qualche minuto prima del solito, perché alle 12.40 appunto si gioca Italia-Iran, quindi andremo a vivere il prepartita. Non perdiamo altro tempo perché abbiamo già un collegamento bollente. Prima ovviamente buongiorno a Luca Muzzi di Volleyball.it. Ciao Luca. Ciao ragazzi, buongiorno, sempre più affetti. Qui ci si sveglia alle 3 perché c'è carambola, poi si torna un po' a letto, ma alle 4 c'è Stati Uniti che gioca col Brasile, poi si torna a riposare, ma alle 9 Nicolai, insomma ragazzi, la notte folle, poi ci si mette il climatizzatore, quindi siamo qua, intanto vedo dei messaggi grandissimi non so se è la Yacht Arena, nel nostro backstage. Liberatelo. Sì, no, ragazzi, bella, stiamo entrando nel vivo di questi giochi. Sì, arriviamo Alessandro. Stiamo entrando nel vivo di questi giochi. Una bella notizia quella di Nicolai e Lupo, che hanno vinto anche gara 3, quindi vanno agli ottavi di finale del beach volley da test di serie, sostanzialmente. Una bella prova, e soprattutto anche voi l'avete visto il video, anzi me l'avete girato voi, peraltro io non l'avevo ancora scaricato. Il video che sta già girando in tutto il mondo del punto a muro di Nicolai al finale del primo set, clamoroso, è tornato dal campo avversario dopo una difesa, si è messo a muro e ha fatto punto. Invece, era più o meno a 6 metri da rete dall'altra parte del campo, però poi detto, cavolo, questi campo. Li giocano. È arrivato e ha chiuso così un set, comunque, che è un punto io, tutto molto bello. Probabilmente sputavo un polmone per fare una roba del genere, invece sì. Paolo, che ha due bei polmoni, probabilmente ne aveva ancora. Ma si è qualificato per i 100 metri sulla sabbia, con questa prova. Secondo me gli hanno già dato la medaglia per quello. E invece Carambola Rossi, che hanno giocato prima, sono stati protagonisti di una partita molto generosa,
tatticamente anche intelligente da metà del secondo set, quando hanno capito che dovevano forse cambiare su chi battere, perché insomma questo Heidrick, questo armadi 2,7 metri in attacco era inarrestabile, a muro non si superava, ha iniziato a battere sull'altro, il modesto 1,87, e vedo che Trebbi non è d'accordo, ma io l'ho vista da qua, tu Trebbi sotto l'acqua di Tokyo, avevi tutt'altra percezione della partita. Comunque hanno cambiato, diciamo, stavo dicendo, hanno cambiato lettura tattica del match, sono riusciti ad arrivare anche sul 4-1 nel terzo set. Carambola per il primo set non ha fatto la skyball perché pioveva e quindi l'approccio sul pallone era molto complicato. Dal secondo set è tornato un po' il sole su Tokyo, nel terzo è partito di skyball 4-1 per noi, però poi gli svizzeri pian pianino sono tornati sotto e ahimè ci hanno sostanzialmente eliminato qui. Per i due giocatori italiani adesso ci sono gli europei e le finali del World Tour. Stagione olimpica finita qui con 3 sconfitte. Girone molto complicato per loro, in alcuni casi hanno lottato, non sono stati fortunatissimi. Sì, dopo ci addentriamo un po' nel commento, insomma, come diciamo, pre-partita anche di Italia, andremo a ripercorrere un po' anche quello che succede nei vari gironi e quelli che sono gli appuntamenti del weekend, visto che noi diciamo andiamo in onda tutti i giorni, ma concedeteci lunedì, venerdì, poi non si sa mai, magari sbucchiamo prima o poi una notte all'improvviso, fare un pre o un post partita. Ma nel frattempo, ragazzi, è un piacere dirlo, proprio sentite come suona bene, direttamente collegato dalla Ariake Arena di Tokyo, per noi, ma non solo, c'è Alessandro Trebbi. Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Buon dì. Ho una luce strana in faccia, ma perché sto facendo delle lampade, non c'è niente da fare qua a Tokyo, quindi sono okay. Nel beauty center della Ariake Arena. No, stanno giocando Argentina e Tunisia, c'era fino a poco tempo fa un risultato clamoroso che avrebbe ancora di più rimescolato le carte in questo girone, perché la Tunisia era avanti 2-0, poi l'Argentina si è svegliata, ci sono 2-4-1, credo che la storia della partita ormai sia segnata, in un girone in cui non si capisce assolutamente niente di chi sta bene, chi non sta bene, chi lo va a vincere, chi non lo va a vincere. Peggio che quello dell'Italia, di cui non vi dirò più niente perché tanto sbaglio tutto. C'ho qua di fianco Marco Trozzi, adesso me lo dice lui che gioca al palleggio stasera. Dove Marco? Salutacelo. È lì. A Trozzi! Buongiorno, appunto. Buongiorno, buonasera, insomma ormai a seconda degli orari che avete anche voi. Tanto questo deve essere stato un punto, qualcosa, con un'esultanza, questo è stato un monster block. Ragazzi, partito. Prima che mi arrestino, guardate, lì è il campo, non so se lo vedete. Basta. Allora, dopo questa inquadratura bellissima, grande momento, mi sono quasi emozionato. Di radio, il video verrà rimosso, cioè tutte le nostre dirette Facebook, esatto. YouTube e Twitch verranno rimosse da qualsiasi social, anche le 200 puntate precedenti, tutto. Verrò rimosso io prima, però. Anche esatto. Quello è sottinteso. Ma quello è perché ti stai collegando con noi, no? Perché se provavamo, no, non... cioè probabilmente quello ti arresteranno perché sei in collegamento. Esatto, con voi. Fossi stato in collegamento con qualsiasi altra trasmissione. Ah, ok, anzi, ottimo. Probabilmente mi avrebbero liberato e detto prendi tutti i mezzi pubblici che vuoi, ma vai, sputa sulla gente. Invece no. Senti, come va lì a Tokyo? Come te la passi? Come si vive? Dai, lì, tu che sei comunque vicino alla squadra, come stai avendo questa attesa le ultime due partite? Ma allora, girone? Ragazzi, la partita verità secondo me è quella di stasera, in cui capiremo davvero intanto se... Giannelli sta bene, o comunque sta meglio, o comunque sta in una maniera accettabile per giocare tutte le partite che deve giocare di quella fine. Credo che sarà questa la partita che ce lo farà capire meglio. L'Iran, diciamo che dopo Polonia e Italia è in teoria la terza forza del girone, l'Italia si gioca il secondo posto oggi, più che la qualificazione, che onestamente non vedo in dubbio, visto che l'ultima partita c'è il Venezuela. E io non saprei neanche cosa augurarmi per l'Italia. Conoscendo bene le formazioni russe, io punterei al quarto posto, se adesso la Russia è quella che fa il primo posto di là. Perché mi sembra quella alla fine più battibile, sempre più battibile nelle partite da dentro fuori in queste competizioni. Dato che l'Italia ormai credo che prima non ci arriverà più, ci arriverà la Polonia. Sì, che ricordiamo comunque che la Polonia ha battuto il Giappone, quindi nella penultima sfida la Polonia ha fatto altri 3 punti, dopo magari vediamo la classifica, dicevi? Sì, dico... La Francia non mi sembra messa benissimo, l'Argentina è un po' più in forma, ma intanto valdettato oggi dalla Tunisia, sicuramente non ha le doti tecniche e atletiche delle altre 3 squadre che le stanno davanti in classifica, ma bisogna arrivare primi per incontrare o la Francia o l'Argentina e ormai mi sa che il primo posto è andato. Quindi
se io dovessi scegliermi l'avversario, mi sceglierei sempre la Russia. Guarda, di finale. Luca, noi abbiamo sempre detto dei vari incastri che si potevano fare, che volevano essere evitati, no? Col sorteggio secondo e terzo posto, ma noi italiani il modo lo vogliamo trovare comunque. No, no, il modo questo giro non si trova, perché tanto c'è il sorteggio, quindi l'unica certezza che hai è che non incontri squadre del tuo girone in questo avvio, ecco, di conseguenza... No, però in teoria, adesso ovviamente ci stavo scherzando sopra, però se arrivi quarto... Teoria. Ah beh, sì, se arrivi quarto ti prendi la prima dell'altro girone, che allo stato attuale delle cose, come diceva Alessandro, è il rock, quindi sì, grande musica, insomma, grande musica. Grandissimo. E io fra rock, Stati Uniti e Francia, sì, se potessi, o Brasile, se potessi scegliere, sceglierei rock, perché ogni tanto si impantanano questi russi qua. Beh, è una squadra che comunque non ha le basi tecniche solide come ce le ha l'Italia, come ce le ha la Polonia, come ce le hanno soprattutto Stati Uniti e Brasile. È una squadra enormemente fisica, che quando col fisico riesce a mettere la palla in campo è quasi infermabile. A muro, in battuta, ovviamente ha una potenza d'attacco. Ma quando poi la metti in difficoltà è una squadra che fa molta fatica a stare lì e a risolvere le situazioni difficili. Cosa che invece squadre più scafate come il Brasile, gli Stati Uniti e io dico anche noi, anche se non sembra che siamo in una forma strepitosa, siamo più bravi a fare. Insomma, l'Italia nel momento in cui va in difficoltà in un fondamentale o viene presa a pallato, prende qualche murata, ha le doti tecniche per rimettersi lì, azzerare tutto, far passare la grandinata e poi vedere come va più avanti. La Russia è una squadra che se prende l'imbarcata la prende, poi non credo che abbia gli uomini e le soluzioni per uscirne. Beh, sì, io ho visto... che se continua a giocare come ha giocato contro il Brasile, vince le Olimpiadi senza perdere un set. Io ho visto solo quella di partita e mi è sembrata piuttosto in forma, infatti, cioè, siete così convinti entrambi che scegliereste la Russia, io sono decisamente più dubbioso. Però Ale, ti volevo chiedere appunto sensazioni quindi di partita, titolari in campo e... senza gestire nessuno. Ma a questo punto io direi di sì, col fatto che hanno, io non so se Giannelli è stato rischiato consapevolmente perché Blengini cominciava a temere addirittura di non passare il girone, ipotesi che mi sembrava comunque remota anche con Sbertoli in campo, oppure se hanno fatto tutte le analisi del caso, Giannelli soprattutto lui ha detto di stare bene, di voler giocare e alla fine lo hanno fatto giocare. Mi sembrerebbe strano, ecco, dopo averlo fatto giocare col Giappone, rivederlo in panchina stasera, ecco. Sì. Anche perché riposa col Venezuela, dai. Sì, esatto, se devi farlo riposare lo fa riposare col Venezuela, anche se poi a questo punto, se la squadra gira e magari vince anche stasera, andare a interrompere il meccanismo potrebbe essere rischioso prima del match più importante di tutte le Olimpiadi, che sono i quarti di finale. Se stanno bene io li farei scaldare, tanto col Venezuela cosa starai in campo 50 minuti. Ma io questa la tagliamo, Mazio. Questa la tagliamo. Che no, noi tagliamo tutto. Tanto il video è già stato rimosso. In realtà stiamo parlando solo tra di noi. Anzi, grazie se c'è qualcuno per caso all'ascolto che certifica che questo video ancora esiste. No, naturalmente scherzo. Però comunque, nel senso, oggi guardavo, eravamo la classifica. La Polonia ha fatto altri 3 punti, quindi va a 10. Il Canada ne ha fatti 3, col Venezuela va a 7. Il Giappone è fermato appunto a 6 dalla Polonia, Venezuela stabilmente all'ultimo posto, era in Italia 5 punti, quindi comunque è una partitina, non da poco, va bene che abbiamo ancora Venezuela appunto affrontare l'ultima giornata, però meglio comunque affrontarla, cioè, insomma, coi piedi per terra. Abbiamo visto l'Argentina oggi, magari, cioè, anzi tu ce l'hai proprio lì di fronte, intanto se ci vuoi aggiornare sul punteggio direi che siamo verso la fine. 10-7 poi... per l'Argentina e l'Italia. Ok, quindi magari appunto porterà a casa la vittoria, però insomma sono partite ad ogni modo da non sottovalutare, o dici che insomma quella può essere, magari l'hai visto un po' più da vicino, la propria programmazione da sottovalutare, si può? Sì, si può ampiamente sottovalutare Venezuela. Però ripeto, è vero che è l'ultima partita, che è la partita facile con la squadra Materasso, e se l'Italia vince stasera l'affronterà da già qualificata ai quarti comunque. Però anche è vero che è la partita prima dei quarti di finale. Io spezzare il ritmo lo farei proprio solo se davvero Giannelli non ha 5 partite nelle gambe, ce ne ha 3 e allora dici bene, questa gliela faccio saltare. Altrimenti io lo farei assolutamente giocare anche col Venezuela, cercando di rodare ancora di più un meccanismo che, lo ricordiamo, e questa è forse una delle critiche che abbiamo mosso a Blengini e alla federazione,
non ha giocato partite ufficiali prima della, dell'Olimpiade e ne ha bisogno di giocarne, lo ha dimostrato anche in campo, un po' di ruggine c'è. E alla fine, se tu hai un'occasione anche semplice di giocare e stanno tutti bene, ripeto, la premessa e la condizione sine qua non è stanno tutti bene, io non farei turnover contro il Venezuela. Vai Marco, vai tu. È vero della ruggine, è vero della, che c'è un po', insomma, da spolverarsi un po', ma le ragazze hanno fatto lo stesso percorso e non sembrano tanto impolverate loro. Allora, le ragazze comunque hanno avuto un esordio per loro morbido. Secondo me c'è una differenza che si fa poco in Italia, non so se per scaramanzia o cosa, io lo capisco qua da Marco, della federazione, però ragazze, l'Italia è nettamente la squadra più forte nel torneo femminile. Sono d'accordo, sì. E quindi è chiaro che ha del margine sulle altre, anche se non è rodatissima, anche se gli mancano le partite ufficiali. E quindi ha avuto, tra virgolette, la fortuna di incontrare la Russia, che al femminile non è una corazzata, nella prima partita. L'ha giocata, tra l'altro, per esempio, Legon non è anche troppo bene. Posetti e Pietrini hanno fatto un partitone. È chiaro che cominciare con una vittoria semplice, bella, senza troppo affanno, dà anche più fiducia per le partite successive. Poi comunque ha incontrato Turchia e Argentina, cioè la partita tosta c'era con gli Stati Uniti, l'Italia è l'ultima del girone. Dopo gli è andata un po' meglio come qualità dell'avversario, con tutto che la Turchia secondo me farà sudare freddo tutte le avversarie che si troverà di fronte da qui alla fine, l'ho dimostrato ieri sera con gli Stati Uniti. Però, insomma, secondo me c'è una differenza sostanziale. L'Italia maschile è una squadra che forse è leggermente dietro alle migliori di questo torneo. Non molto dietro, ma leggermente dietro. L'Italia femminile, secondo me, è una squadra che ha un grosso margine, soprattutto sulle prime quattro squadre che ha incontrato nel suo girone. Forse non ce l'ha così grosso sugli Stati Uniti o sulla Serbia, ma gli Stati Uniti arrivano adesso e la Serbia chissà mai se arriva. Magari non ci dovrà mai giocare l'Italia contro la Serbia. Certo. Credo che ci siano anche più soluzioni, no? Più alternative nella femminile, quindi insomma, abbiamo detto tante volte che dipende tantissimo, e ci mancherebbe fosse il contrario, da Paolo e Golu, però insomma ci sono anche tante le alternative, abbiamo visto qualche giro interessante in posto 4, nei centrali, insomma comunque sì, qualcosina diciamo in più c'è. Qua nel maschile il cambio di livello che c'è è al centro, nel femminile ci sono due cambi di livello al centro e soprattutto c'è un Jolly come Silla o come Pietrini, una delle due, quella che sta in panchina, che torna molto utile nei momenti di difficoltà o se vuoi girare la partita in una qualche maniera. Questo il maschile non ce l'ha. E per chi si sta, diciamo, collegando, magari si è collegato negli ultimi minuti, sì, Alessandro Trebbi a Tokyo, sì, non l'hanno ancora arrestato, non ci siamo dimenticati di Italia-Iran, appunto, che è alle 12.40, no, perché stiamo parlando di femminile e di Italia e Venezuela, no, prima ci abbiamo l'Iran. E proprio sull'Iran ti volevo chiedere se sei riuscito a seguire qualcuna delle partite, o comunque in generale che idea ti sei fatto di questa squadra. Ho visto dei mezzi set da una squadra tignosa, è il solito Iran, forse un gradino leggermente sopra a quello che c'era a Rio, anche se io a Rio l'ho visto solo nei quarti di finale contro l'Italia, non li avevo seguiti prima, e nei quarti di finale con l'Italia hanno giocato parecchio male, onestamente. Qua li vedo come una squadra tignosa, però se devo dire la mia li vedo fuori ai quarti, ecco, non vedo come possano riuscire a vincere contro una squadra del calibro della Russia, del Brasile o degli Stati Uniti. Però è secondo me l'avversario giusto per l'Italia in questo momento. C'è un avversario leggermente sotto l'Italia, ma tosto, che serve per fare la cosiddetta legna. Io anche nei mezzi set che ho visto ho avuto l'impressione comunque che molto dipendesse dalla resa di Gafur, che insomma nei momenti chiave è stato cercato praticamente sempre in tutti i finali di set, quindi insomma è un giocatore che in Italia abbiamo visto più volte, insomma chissà che magari qualcuno dei suoi ex compagni di squadra a Lube non se lo ricordi particolarmente, possono dargli il ben servito nei momenti chiave. Luca, cosa ti aspetti invece appunto tu dalla sfida con l'Iran, che ricordi insomma su questa formazione? Innanzitutto che Trebbi sia lì a seguire la partita per volleyball.it, poi che benissimo, perfetto, e poi che l'Italia faccia del suo, insomma, perché comunque questa è una partita non da dentro fuori, perché comunque abbiamo ancora il Venezuela nell'ultima giornata, però sarebbe buona cosa non mettersi in così seria difficoltà in classifica nel caso di un risultato contrario. È una partita che mi fa paura.
più di quella del Giappone. Quella del Giappone perché veniva dopo una sconfitta e dopo qualche tensione, ma vedo che tutto sommato i ragazzi hanno reagito bene. Questa mi fa paura perché l'Iran è una squadra secondo me spigolosa, molto altalenante, ma quando la parte dell'altalena è in alto diventa una squadra scorbutica difficile. E quindi non so, spero che oggi loro siano nella giornata down e spero che i nostri ragazzi siano belli concentrati sull'appuntamento e non si facciano sopraffare dall'importanza della gara. Tanto la Argentina ha battuto 3-2 la Tunisia, è giusto così. Alessandro, sì, sì. Non te ne eri accorto? Ho buttato un occhio. Ho visto che si salutavano. Qualcuno avrà vinto. In amicizia. Sì, manco fossi in un palazzetto, no? Non hai nelle Olimpiadi un anno di Covid. Cosa ti interesserà mai della partita? No, ma tra l'altro la cosa incredibile è che nonostante tutte le restrizioni del Covid, è un palazzetto da almeno 15.000 posti, non ne ho idea. Ci hanno messo in piccionaia, cioè noi vediamo i giocatori grandi così. Incredibile. Comunque, vabbè. Ti volevo chiedere come vedi, insomma, se hai visto anche qualche miglioramento a livello fisico, insomma, se si dice qualcosa su quello, insomma, sullo Osmani un po' fasciato, Ivan al problema del ginocchio, alla mano. C'è grande riservo sulla questione fisica degli azzurri. Blengini alla fine nelle prime due partite era stato molto chiaro, ha detto che in preparazione Ivan aveva avuto dei problemi e che la squadra, insomma, e lui si fidava molto del suo staff tecnico e dei fisioterapisti, come a dire che comunque hanno del lavoro da fare. E vabbè, quella di Giannelli è un trauma da gioco, impreventivabile. Il resto della squadra, cioè, io ho idea che l'Italia non stia benissimo fisicamente. Però devo dire che io, nonostante quello che leggo sui social, ma non dovrei leggerli e tutto, io sono abbastanza fiducioso, perché vedo un livello non altissimo in questa Olimpiade, come a essere onesti non è altissimo, neanche quello di Rio, è molto livellato, l'Italia forse non è in primissima fascia, è leggermente sotto, ma può fare risultato con chiunque, visto il gioco che abbiamo visto esprimere, cioè se Zaitz finalmente trova la giornata giusta, Micheletto continua a giocare così, e Guantorena, fai Guantorena, per l'Italia secondo me non è impossibile niente, poi è chiaro, stiamo lì a misurare col bilancino, gli Stati Uniti sono avanti, il Brasile è avanti, e la Polonia ovviamente avanti, però io dico che fare semifinale non è impossibile. Poi bisogna andarsela a giocare, chiaramente, esatto. Quello, nessuno regala niente, men che meno ai favoriti, insomma io se l'Italia, qualunque avversario peschi, passa ai quarti di finale non la dipingerei affatto come una sorpresa. Maschile si ritrova a giocare la semifinale. Beh, come sono Stati Uniti e Brasile, insomma, mi sembra che abbiano magari qualche soluzione in più. Sì, però non li vedo così più avanti di noi. Poi magari con gli occhi del tifoso, probabilmente ci sono anche quelli. Ragazzi, gli Stati Uniti, io sono rimasto molto sorpreso al loro match d'esordio, ma in realtà Anderson, per chi lo conosce, si vede che non salta come saltava ai bei tempi, che prende il pallone più basso, che non è rapido come era prima. De Falco sta facendo una bella Olimpiade, se la stanno cavando tutti bene, ma senza Russell comunque perde questa squadra. Hanno vinto tante partite, hanno messo in difficoltà tante squadre, però sono sempre lì. Il Brasile di fatto è lo stesso Brasile di Rio, negli uomini chiave ha sostituito chapeau Felipe con Leal, però anche Leal ha giocato la prima partita buona stanotte, prima di stanotte ha fatto una fatica bestiale, quindi io di squadre imbattibili non ne vedo. Sì, anche perché ieri Anastasi poi ci raccontava della pressione che hanno in Polonia, quindi insomma, che chissà che magari possa essere un aspetto così interessante in cui magari si mette poco l'accento. Ti scrive Alessandro Stefano, vuole sapere se l'arena, appunto dalla quale si è collegato, ha un campo solo e se gli orari magari non sono rispettati, tanto per quello, quindi insomma con partite che devono finire, i consueti tra virgolette incastri, no? Diciamo più partite una dall'altra. Allora, hanno fatto un calendario stranissimo per cui c'è praticamente una partita ogni 2 ore e 10 e quando arriva il tie break una partita non dura 2 ore e 10, quindi sì, ci sono dei ritardi. Campi di gara c'è solo questo, tanto il torneo di pallavolo è uno di quei tornei lunghi che dura per tutta l'Olimpiade, alla fine è sufficiente, considerando che le partite iniziano alle 9 del mattino, quindi... Però sì, si gioca tutto il giorno e alcune partite, poi l'avete visto ieri sera, non so se l'avete visto, comunque sono... finiscono di notte addirittura il giorno dopo, quindi
non c'è un altro campo, c'è, non so dove, però, ma c'è di sicuro, perché i ragazzi arrivano qua già scaldati, vanno a rete praticamente quando entrano in campo. C'è sicuramente una palestra, un campo di servizio da qualche parte dove fanno il riscaldamento per le partite. Così là c'è una ventina di minuti, una volta dentro? Sì, dentro. Sì, arrivano dentro 20 minuti prima della partita e poi direttamente a rete e poi si comincia. Poi ci chiedono, beh, anzi, prima nelle lamentele, tra virgolette, verso la regia, c'è Stefano che ti dà ragione, ha ragione Bosetti, oltre alla regia delle azioni non dubbie mostrate, anche il punteggio che viene aggiornato qualche azione dopo. No? Quindi c'è qualche critica andava fatta, non è che può andare. Beh, ragazzi, l'ha fatta anche, a parte che Velasco ne ha per tutti in questa Olimpiade, anche sicuramente Francesca ha detto che è disgustosa, aveva detto una cosa disgustosa. Però credo che la polemica, vero, presunto, non so che cosa, con Zaitsev, sia nata dal fatto che lui diceva inquadrano troppo gli opposti, non sono solo gli opposti, questo mi è stato riportato, che fanno vincere le partite, c'è uno sport di squadra, ci sono anche tutti gli altri giocatori, quindi anche Velasco ce l'ha col regista della Rea Carina. Sicuramente. Sì, quella di Velasco è una storia vecchia però, ricordiamoci il famoso anno del 90 quando lui iniziò il mondiale tenendo Zorzi in panchina per un bel po' di partite e praticamente si lamentava del fatto che la stampa italiana ma anche le regie internazionali inquadravano spesso Zorzi in panchina e si creava questa dualità Zorzi contro Velasco, Velasco contro Zorzi, insomma. Oppure anche gli anni in cui lui aveva appena escluso dalla nazionale sia Vullo che Lachi nel 93 se non ricordo male e le regie addirittura mi ricordo che Telepiù prese proprio Vullo, no, prese proprio Lucchetta a commentare e si creavano sempre questa immagine Velasco Lucchetta e a Giulio questa cosa gli dà particolarmente fastidio. Aneddoti e similitudini tra distanze di anni. No, d'altronde Muzzoli ha 85 anni, voglio dire, se non ce li racconta esatto. Lui aneddoti chi ce li racconta? No, io e De Coubertin abbiamo discusso moltissimo sulla pallavolo alle Olimpiadi, poi l'ho avuta vinta solo nel 64, però. Ci sono un paio di domande per te, Alessandro, dopo ti lasciamo andare, a meno che insomma tu non preferisca vivere il pre partita qui con noi piuttosto che direttamente a Tokyo, a te la scelta. Visto il clima del Giappone preferisco vivere, se mi lascio vivo mi va già bene. Deciderai poi tu quello il da farsi. Ti chiedono che insomma Marco ci dice che ha sentito da te ma anche da altri giornalisti misure anti-Covid abbastanza restrittive, però poi si legge la nazionale della Slovenia che fa un po' crino con le giocatrici della Spagna femminile. Come l'hai presa questa notizia o insomma ti risulta? Allora ragazzi, io adesso per il controllo solo della polizia intorno direi di no. Alla fine è tutto molto italiano come pensavamo prima di partire, cioè il grosso è stato passare i controlli all'aeroporto, dopodiché in teoria noi non possiamo muoverci a piedi, non possiamo andare al supermercato, non possiamo ordinare da mangiare nei loro ristoranti, ma è tutto in teoria, nessuno qua controlla niente di fatto e quindi anche perché c'è un sistema, poi Luca lo sa perché anche lui ha ricevuto tutte le comunicazioni, complicatissimo per cui sì, i primi 3 giorni, poi 14, l'applicazione, un'altra applicazione eccetera. Hanno controllato a me almeno il primo giorno, i primi 2, qualcosina, e poi non hanno più controllato nulla. Quindi Doncic fa benissimo a fare i party con le giocatrici spagnole. Io, cioè, mi sento di condividere con lui questa gioia, sono assolutamente d'accordo. Ma peraltro, il problema è che invece agli atleti queste cose qua non sono concesse e sugli atleti invece ci sono dei controlli molto più stringenti, tant'è che se gli atleti mettono fuori dal villaggio olimpico, dopo non possono più tornarci dentro. Per esempio, gli atleti azzurri che arrivano a casa Italia per le interviste, per la cena, perché hanno vinto la medaglia, perché hanno finito l'Olimpiade, dopo il villaggio olimpico non possono più rientrare e devono prendere l'aereo entro 48 ore. Gli atleti c'è un controllo molto maggiore rispetto a noi, ovviamente. Dopo questi retroscena, le possibilità insomma, che questo video, che questa trasmissione venga ufficialmente rimossa, se non chiusa per sempre, stanno aumentando... in maniera molto 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 pericolosa, ma ormai ci godiamo il momento. Niente infortunio della palleggiatrice brasiliana, ne hai notizie, ti chiedono, hai saputo qualcosa? Sapevo neanche che si fosse infortunata, quindi non è ovvio. 3D, l'abbiamo scritto anche su Volleyball. L'ho scritto io? No, non è Alessandro 3D.
L'ho scritto a mia insaputa. Che sarebbe bellissimo, no? Tipo, cioè, articolo scritto, file mentale cancellato, più o meno sarebbe funzionato. Comunque, vi voglio dire che la Macris non ha, sono esclusi problemi seri ai legamenti, quindi ha iniziato a reagire subito bene a quelle che erano le cure mediche, quindi la giocatrice dovrebbe in un qualche modo prima o poi rimettere piedi in campo. Non ci sono state rotture, ragazzi, ai legamenti o altro. Stamattina ero all'Atletica, dove allo Stadio Olimpico, invece, al contrario che qua, la tribuna stampa è dentro la pista, cioè io vivo le centometriste che mi sfrecciavano davanti lì, a 5 metri. Qua invece siamo in piccionaio. Vabbè. Sì, anzi, la vedo dei fischi, tribuna, è colpa mia. La tribuna stampa dello Stadio Olimpico, lo vedo adesso, inquadrato. È proprio sulla pista, sì, bellissimo. Giovanni poi ci scrive: non è vero che inquadrano solo gli opposti, in USA Turchia il 50% delle inquadrature erano su Zera Guneski, insomma sul centrale appunto della Turchia e del VAR. Abbiamo visto che i registi si divertono a loro modo. Alessandro, io ti rifaccio domanda: vuoi vivere il pre-partita lì con noi o ti salutiamo? Ho 5 minuti. Allora in 5 minuti ti lasciamo anche fare una domanda al nostro ospite, visto il prossimo, che ce l'abbiamo già prontissimo qui in attesa. Le avevamo promesso, chi segue Voglia di Volley si ricordava, gli avevamo detto che ci saremmo risentiti in periodo olimpico. Sappiamo che insomma una sua azione molto è rimasta nel cuore di tanti, no? Dopo gliela andremo a richiedere la domanda di a fare tutti, per forza con noi. Simone Butti, ciao Simone, buongiorno. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao Simone. Ciao. Ciao Simone, come stai? Ti stai vivendo un po' di Olimpiadi tra vacanze e orari, come va? Sì, non vedevo l'ora, un po' come tutti noi, tutti appassionati, che iniziassero queste Olimpiadi. Mi sono saltato oggettivamente la prima partita dei ragazzi perché era un orario un po' oggettivamente molto, non so, molto ostico, però poi me le sono viste tutte, quindi me le sto gustando, come tutti. Senti, come hai visto, siamo qui collegati con Alessandro Trebbi da Tokyo, ricordiamo 12:40, quindi ormai ci dispiace per chi ci ascolterà magari in podcast, eccetera, facciamo riferimenti e tutto, ma tra 30 minuti, qualcosina in più, si inizierà questa partita. Ti volevo chiedere se avevi una domanda, per lui una curiosità, ma è sparito finalmente. L'hanno arrestato perché non poteva preso. Fare diretta da parte. Può essere. Chissà se l'hanno preso, non l'hanno catturato. No, dai, come vivi, come ti stai vivendo l'attesa della partita, insomma, oltre che qui con noi, se insomma, riuscirai a guardare, se sei carico, sei teso? Beh, allora, quando giocano i ragazzi è sempre la tensione, c'è sempre, come non chiaramente come quando ero in squadra anch'io, però è sempre palpitante. Poi insomma questa è una partita importante perché insomma è una partita che può determinare il nostro piazzamento e quindi poi insomma anche gli incroci con l'altro girone, quindi una partita determinante che arriva dopo che ci siamo rialzati contro il Giappone e quindi è un bel test perché l'Iran arriva dopo una sconfitta importante e quindi sarà davvero un match da gustarci con tanti temi sicuramente. Sì, siamo tutti abbastanza curiosi di sapere come andrà, ma tu che li conosci bene, che sensazioni ti stanno dando da fuori? Insomma, abbiamo visti un po', dicevamo prima con Alessandro, un po' impolverati forse all'inizio, adesso stanno togliendo la polvere di dosso e vedere che insomma il livello del gioco sta un po' aumentando. Te che come li vedi? Come ti sembrano? Sì. Allora, penso che sia una cosa un po' anche scontata, perché consideriamo che loro sono praticamente 2 anni che non tutti insieme non facevano, oltre chiaramente alle novità, ai nuovi innesti, eccetera, sono 2 anni che poi dopo non facevano una partita ufficiale di questa importanza qua. Quindi ci poteva stare anche una partenza così un po' da dove dover smuovere un po' la polvere. Però ecco, sicuramente nelle gare abbiamo visto anche un aumento del livello di gioco, tolta un po' la prima partita, che poi è un po' l'esordio, anche contro la Polonia, chiaramente, insomma, era una partita difficile, poi senza anche Simone, quindi era una partita un tasso di difficoltà molto elevato, però era importante reagire, penso che i ragazzi hanno reagito bene e bisogna continuare così adesso.
Luca, tu invece come va con l'attesa? Ti chiediamo intanto più se ci sono altre notizie che qui tratocchino o cose altre, poi dopo ti lascio la palla per Simone. No, altre notizie no, a parte che anche in questo momento è arrivata l'ennesima mail Gaglioffa dove dice che ho ereditato 1 milione di euro, è già la quinta di quest'oggi. Ragazzi, penso che... Se non ti vediamo più, allora sappiamo il perché, insomma. Via. No, ma guarda, se questa mail è vera, dopo le 18 che sono arrivate prima, io rimango qua perché poi il lavoro mi piace, quindi... No, magari... Luca me lo vedo più collegato da una spiaggia a gestire. Esatto. Sì, però collegato, dai, collegato. Mentre sorseggio magari qualche cosa, però collegato. No, oppure niente, partiamo tutti e quattro, andiamo a Tokyo in questo momento. No, la vigilia come tutte le partite, insomma, bello teso perché il risultato è importante. Poi la curiosità che volevo chiedere invece a Simone è, guardando questo Olimpiade, se vede delle cose simili rispetto a quella di Rio o se sono due cose veramente diverse. Beh, è un'Olimpiadi completamente diversa, perché noi a Rio siamo partiti sicuramente da non favoriti, come quest'anno, quello forse è l'unica similitudine, ma poi già dalla prima partita abbiamo messo in campo delle prestazioni importanti, siamo partiti subito forte contro squadre, insomma, importanti e molto più quotate di noi. Questa Olimpiade invece è iniziata un po' in maniera diversa, ovvero con una partita difficile, dove magari sulla carta doveva essere più semplice di come è andata, con una sconfitta, insomma, importante contro la Polonia e abbastanza netta, quindi rivedo più un'Olimpiadi di Londra, ecco, questa qua di Tokyo, come similitudine. Quindi ecco, sicuramente è un altro tipo di situazione, ecco, noi eravamo più galvanizzati, diciamo, dai successi iniziali, e poi quindi tutto è arrivato un po' di conseguenza. Che ne dici, Luca? Insomma, tu che comunque l'hai seguita con più attenzione anche di questo paragone, con quella di Londra. Ma sì, quella di Londra, premesso che secondo me sono state Olimpiadi dove veramente sì, siamo sempre stati molto sotto traccia, non siamo mai partiti sbandierando obiettivi di un certo tipo, c'era sempre l'idea e la voglia di arrivare a giocare l'ultimo giorno, che è quello fondamentale, per arrivare lì lo scoglio è sempre quello dei quarti di finale, che è la partita che tutti viviamo, sia chi è in campo sia chi è fuori, come veramente una spina, no? Una spina dentro. Tu quel giorno lì è un giorno particolare, anche il girone che stiamo giocando adesso, le polemiche dopo la sconfitta con la Polonia, è veramente un preliminare, cioè è una fase di interlocutoria. Certo, se oggi dovessimo prendere delle piste dall'Iran, dopo c'è da stare belli attenti, però insomma la consideriamo una fase preliminare e l'appuntamento è ai quarti, e quindi sì, diciamo che fino a quel giorno lì, fino al 3 agosto, la tensione quella vera non si sente. In questa fase per me le tre Olimpiadi le vedo molto uguali. Io la spina, il dolore, quelle fitte nello stomaco le ho sempre avvertite quel giorno lì, prima della partita dei quarti, da Pechino in poi, insomma, sempre lì. Sì, forse magari qualche similitudine nel livello di campo, di gioco, proprio di livello tecnico rispetto alle altre squadre, che okay, magari forse a livello di aspettative, come diceva bene Simone prima, che era un po' diverso. Delle altre squadre, Simone, sei riuscito a farti un'idea di qualcuno in particolare? Ti chiedo anche se per caso hai visto qualcosa, seguito qualcosa sull'Iran, se comunque qualche giocatore l'abbiamo visto anche quest'anno in Superlega, o comunque c'è passato. Penso anche a Maruf, sono un giocatore che cattura spesso e volentieri l'occhio. Oggi sto arrivando dall'altra parte della rete, insomma, staremo un po' a vedere. Sì, l'Iran è una squadra, insomma, ha dimostrato in questo inizio Olimpiadi la squadra che è, ovvero una squadra imprevedibile, capace di fare una grandissima prestazione, insomma, e mettere al tappeto la Polonia, e poi magari dopo perdere in maniera anche netta e importante. Quindi bisognerà sicuramente stare molto attenti, anche perché storicamente l'Iran contro l'Italia ha sempre giocato delle ottime partite. Ce la ricordiamo anche qualche anno fa in World League, insomma, ci ha messo sotto, quindi nel senso una squadra ostica con un palleggiatore che gioca, insomma, veloce, che gioca in maniera imprevedibile.
noi sicuramente dobbiamo far valere la nostra superiorità dal punto di vista fisico, come è stato anche un po' contro il Giappone, e abbiamo messi subito sotto da questo punto di vista, e questo penso è un po' potrà essere la chiave di questo match. Poi comunque, insomma, sono d'accordo al 100% con quello che diceva insomma Muzzoli, perché alla fine la partita è il quarto di finale. E di là, insomma, ci sono state delle sorprese anche dall'altra parte, quindi partite insomma complicate, squadre, ribaltamenti di fronte, ancora classifica molto incerta, quindi una cosa è certa, sicuramente nel quarto di finale incontreremo una squadra importante, una squadra insomma tosta, quindi queste due partite che ci rimangono, questa contro l'Iran e quella contro il Venezuela, devono servirci per farci le ossa, per trovare consapevolezze, portare a casa una vittoria che ci serve anche per aumentare la nostra consapevolezza e poi andarci a giocare a viso aperto il quarto di finale, che sarà sicuramente contro una squadra tosta, lo sappiamo, però insomma siamo tosti anche noi e ce la giocheremo. Sottoscrivo pienamente anche la pura questione della consapevolezza, credo che appunto oggi la partita sia ancora più importante che mai, però giustamente stiamo dicendo la partita che conta è quella, però poi insomma ragazzi bisogna comunque arrivarci, cioè, perché il Canada con quei tre punti lì ha rimescolato pericolosamente il tutto, vi lascio 2 o 3 secondi per toccare tutto il ferro che potete mentre vado a ripescare il commento di un ascoltatore di Stefano che ci chiedeva, diciamolo così, a livello matematico ed incroci, cosa potrebbe succedere nel caso in cui oggi non dovessimo vincere? Ci ho provato a dirla meno in maniera più scaramantica possibile. Cioè, cosa succede poi fisicamente il giorno? Noi all'ultima abbiamo il Venezuela. Stavo guardando l'altro incrocio, dopo c'è Polonia e Canada, quindi comunque il Canada non avrebbe una partita semplicissima, e Giappone e Iran a quel punto, che insomma andrebbe un po', sarebbe un po' un'altra partita rivelatoria, sbaglio? Beh sì, Giappone e Iran sarà sicuramente per una delle due squadre, se noi dovessimo perdere oggi, se dovessimo vincere oggi sarà da dentro fuori, immagino, no? Se non mi ricordo male la classifica. Beh sì, esatto. Vediamo, sì, dopo a quel punto noi andremo verosimilmente facendo anche lì i conti col Venezuela poi, però comunque con eventuali 8 punti, il Canada arriva appunto la sfida con la Polonia, sì, a quel punto dopo dipenderebbe tanto da quella gara, però insomma chissà, si può dire che noi comunque a quel punto abbiamo ottime possibilità? Adesso non so Luca se avevi fatto il conto. No, beh, tanto ribadisco che si guardano le vittorie, sto dando un'occhiata adesso, detto che secondo me la cosa positiva, scusate, è che anche perdendo, metti che oggi perdiamo con l'Iran, abbiamo comunque il destino di questi giochi ancora nelle nostre mani, perché io poi col Venezuela te la devi giocare, devi vincere, perché non puoi non vincere se vuoi pensare di andare avanti a questa Olimpiade, a quel punto vai a 3 vittorie, considerando che il Giappone e Iran se la giocano all'ultima giornata, insomma siamo lì per essere comunque migliori di una di queste due squadre qua. Però ecco, il destino, l'importante è che il destino rimanga comunque nelle nostre mani, la cosa più importante comunque oggi è di fare quello che sappiamo fare. Simone, prima dicevamo appunto dei quarti di finale, partita importante, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo chiesto a tanti, chiedo anche adesso, sono curioso, quale squadra vorresti incontrare i quarti? Uh-huh. Allora, sicuramente non il Brasile, perché comunque il Brasile anche storicamente è la squadra dove abbiamo sempre fatto da sempre più fatica, insomma, in tutte le manifestazioni. Quindi ecco, se c'è proprio una squadra che eviterei nel quarto è proprio il Brasile. Insomma, se vinciamo oggi, insomma, non ci dovrebbero essere grossi problemi, insomma, vedendo anche la classifica dall'altra parte di incrociarla. Quindi, ecco, poi le altre, secondo me, sono come ripeto, sono partite toste, sono avversari tosti, con cui però possiamo giocarci la viso aperta, abbiamo le nostre... Cioè, io mi piace ricordare, come ho citato prima, anche le Olimpiadi di Londra, perché noi ci arrivavamo veramente da un girone, insomma... molto tirato, abbiamo rischiato tantissimo di arrivare ai quarti, qualificandoci come quarte, appunto, e abbiamo trovato dall'altra parte uno Stati Uniti che aveva fatto un girone veramente incredibile, vincendolo, tutti cioè favorito. Esatto, esatto. Quindi nel senso,
ci siamo giocati quella partita alla morte, veramente vincendola, e poi dopo insomma abbiamo aperto una strada verso le medaglie. Quindi ecco, tutto si gioca lì, giustamente, se evitiamo il Brasile, che comunque il Brasile lo soffriamo molto meglio. E Pasquale ci scrive: il problema di incontrare il Brasile ci sta, nel senso che esiste, perché prossimamente potrebbero arrivare secondi nel girone, noi pure, quindi insomma poi abbiamo visto che il secondo, terzo, l'incrocio verrà sorteggiato, quindi è inutile fare troppi calcoli, almeno a livello di secondo e terzo, chissà che insomma... Speriamo che contro le quarti porti un po' meglio. Ti chiede invece Stefano che consigli daresti ai centrali in campo oggi, e poi se vuoi anche dirci cosa ne pensi del parco di centrali, appunto, dei ragazzi che sono a Tokyo. Ma io penso che i ragazzi non abbiano bisogno di grandi consigli, perché insomma stanno giocando bene, anche l'ultima partita sono sempre presenti, sono una bella soluzione in attacco nel gioco di Giannelli, quindi... penso che non abbiano bisogno di consigli, sicuramente è un'uscita quella molto fondamentale per il nostro gioco, e quindi mi aspetto anche delle giocate da quella parte di campo. Il centro rete, se è diciamo servito in maniera costante, con continuità, è veramente una spina nel fianco, perché noi abbiamo anche una pipe importante, quindi abbinandoci anche un bel gioco col primo tempo, sono dolori, ecco, per gli altri. Infatti ti avrei concluso la domanda proprio chiedendoti questo, ovvero se credi che comunque soprattutto lo vediamo evidente nella scelta di Galassi, che non è certamente l'ultimo arrivato, ma non era neanche quello che ci aspettavamo come titolare. Tra l'altro tu comunque insomma a Monza l'hai visto, comunque sono andato più o meno da vicino molto bene. Se comunque secondo te è stata una scelta proprio su quello, cioè di puntare sul fondamentale d'attacco, hai detto comunque Anzani anche lui se la cava piuttosto bene, però era comunque uno di quelli un po' più certi del ruolo. Però se pensi comunque gli altri centrali lasciati a casa per un motivo o per un altro, magari c'è stato proprio quello, cioè di puntare proprio su quelli forti in attacco, e magari sovraccaricando un po' con la pipe la parte centrale potessero alleggerire poi il gioco laterale. Vedi così? Sì, esattamente così. Allora, Gianluca secondo me ha fatto una stagione incredibile, un po' come tutta Monza. Però ecco, lui ha questa capacità di anticipare proprio col salto veramente all'estremo, e questo insomma libera molto il gioco, fa sì anche che quando viene servito veramente un centrale avversario o salta in opzione, o se no è davvero difficile prenderlo, quindi questa è sicuramente una caratteristica che lo ha favorito nella scelta, insomma, nella convocazione per questi Olimpiadi. E poi devo dire che comunque, insomma, non se la cava malissimo neanche a Muro. Certo, non è magari non è il suo fondamentale migliore, però, insomma, penso sia considerando anche la battuta, comunque, magari un po' altalenante, però una battuta bella incisiva che può servire sì. Anche in determinati momenti. Penso che se la sia meritata questa occasione. Anche di una battuta più forzata, naturalmente. E questo l'abbiamo ricordato ieri, ma ogni tanto ricordiamolo, magari i nostri ascoltatori, magari quelli non proprio dentro le questioni tecniche, cioè non vuol dire che sia un giocatore, sia un giocatore d'attacco, poi non muri. Questo non vogliamo mai dire, esatto. Che Galassi non sappia murare, che viceversa Piano non sappia attaccare. Chiaro che magari ci può essere una specialità. C'è una prevalenza, sì. Esatto. Senti, ti chiedo se, visto che ci facevano una domanda sulle ragazze, parlavano qui dell'età media più bassa, se hai seguito comunque un po' anche le donne, chiedete di fatto di questa squadra, e naturalmente, chissà per quale motivo con te, siamo partiti a parlare dalla maschile, visto che lo ricordiamo, è stato uno dei protagonisti di Rio 2016, però con che interesse stai seguendo le ragazze, che insomma, diciamo che qualcosina sulla carta possono dire. No, le sto seguendo con interesse anche loro, è una squadra giovane, ma una squadra insomma tosta, che lo ha dimostrato nelle ultime manifestazioni, insomma tante le additano anche tra le favorite, e questo è corretto, quindi vederle in campo anche con personalità, avendo sulle spalle anche questo peso, perché poi insomma è inutile girarci intorno, quando tutti si vogliono scrollare di dosso questa... la nomea del favorito, quindi giocare con questo pronostico, con questa cosa sulle spalle non è sempre semplice. Loro penso che insomma ci stiano convivendo bene, sono curioso di vedere il match del girone contro gli Stati Uniti, che quello sarà una bella prova, che ci dirà insomma tanto della caratura anche delle due squadre.
però ecco, sono molto fiducioso, un po' come tutti. Beh sì, siamo, ci speriamo molto, poi anche Trebbi prima è partito carico dicendo che insomma la squadra femminile è una delle favorite, noi ci speriamo davvero tanto. Trebbi ha rotto tutte le regole, tutte le schermanzie, ha mandato crisi il sistema. Tutte qua. Allora Simone, ero curioso di una tua opinione, perché ieri, Matteo aiutami, non mi ricordo chi l'avesse detto in pro, insomma un ascoltatore ci aveva scritto se secondo noi Blengini ogni tanto fa pochi cambi, diceva insomma potrebbe fare più cambi in momenti di difficoltà. Allora tu che l'hai avuto come allenatore, che ne pensi di questa cosa, se ti trovi d'accordo oppure insomma puntare su quei sei porta bene? Allora, secondo me ci sta anche cambiare poco, perché comunque insomma la nostra squadra si basa molto su un'ossatura ben stabilita, ben consolidata anche negli ultimi anni. Quindi secondo me, anche proprio per dare fiducia in ottica anche futura dei prossimi appuntamenti, è giusto fin quanto possibile dare spazio a chi è in campo, insomma, ai veterani, perché magari possono trovare anche un po' di smalto, considerando, come dicevo prima, che è tanto che non giocano partite importanti insieme. Quindi dargli più possibilità di minutaggio, chiamiamo così, serve anche in quell'ottica lì, perché poi dopo, quando poi arrivano le partite che contano, che pesano ancora di più, insomma, questo può servire. Quindi tutto sommato penso che ci possa stare un po' questa cosa qua. Sì, anch'io credo complessivamente che poi lo scarso numero di cambi sia poi dovuto proprio a... non tanto la mancanza di alternativa, ma proprio una scelta, appunto, perché molti cambi sono stati chiaramente dei cambi un po' più atti, magari ad avere un giocatore che entra o subentra al momento giusto, il cambio i sei titolari, verosimilmente, insomma, compatibilmente con qualche scelta, qualche cambio dell'ultimo momento, sono poi quelli. Ecco, ci scrive Cristian, insomma, la Serbia con l'Alice Ballerina, naturalmente parliamo di femminile, manderà in crisi mai, ormai 36enne, per ora ha giocato contro morti e feriti, insomma, questo stiamo a vedere, insomma, questo sarà anche un altro tema tecnico interessante. Luca, ti chiedo se hai uno spunto tu, se andiamo oltre. No, avevo una curiosità, visto che comunque sì. Simone lavora anche a Monza, no? Quindi ha un ruolo dirigenziale a Monza, e a Monza è una roba, da questo punto di vista, anche eccezionale, perché hanno due squadre nel massimi campionati. Se lui, anche per quello che è il discorso lavorativo, segue più il torneo femminile o il torneo maschile? Questa è una curiosità che avevo. Bella domanda. Allora, chiaramente dipende dagli orari, salvati così, dipende dagli orari. Esatto, dipende, in primis quello, senza dubbio. Poi per indole mia, insomma, chiaramente essendo un ex atleta, sono un po' più affezionato chiaramente al maschile, però devo dire che, specie da quando anche lavoro su a Monza, sono molto interessato anche all'aspetto femminile. Cerco di seguirli entrambi in qual modo, però oggettivamente parlando, insomma, il maschile è quello che mi interessa maggiormente, ecco, per essere onesti. E invece ti farò una domanda sul femminile, anzi te la fa Giulia, che ti chiede chiede un po' a tutti cosa ne pensiamo delle accompagnate che stanno fischiando nel femminile. Giovanni Guidetti ieri durante la partita si è molto lamentato, dicendo appunto che poi nel maschile non le fischiano. Quindi in generale anche cosa ne pensi di quel colpo? Abbiamo ricordato più e più volte, quest'anno quando abbiamo avuto il tuo, tra virgolette, coach nel Monza, nel maschile, che lì lui usava un termine dispregiativo, la chiamava proprio quella roba là, cioè il pallonetto spinto in mezzo al muro, molto spinto, troppo spinto, cioè diceva che ormai è un colpo che va marcato, bisogna tenere in conto, e non gli stupisce vedere qualche squadra, magari che su free ball, difende con uno proprio in mezzo al campo, che dice quella almeno se la fa la proviamo a prendere. Quindi cosa ne pensi di questa, tra virgolette, evoluzione, o come direbbe probabilmente, ecco, di involuzione della pallavolo, insomma, se hai visto qualche differenza tra maschile e femminile? Allora, quello è un colpo che è sempre più usato da tanti attaccanti. Io ci ho sofferto una vita giocando anche con tanti giocatori, mi viene in mente i vari Ngapè, Clevenot e un altro maestro a fare questi colpi qua. E oggettivamente, insomma, a volte si esagera un po' troppo, perché fin quando magari una palla spinta, ok, ma a volte vediamo delle cose obbrobriose, per così dire, perché sembra proprio un altro sport. Quindi giusto che queste palle vengano fischiate. Nel femminile, in effetti, ultimamente sono state fischiate maggiormente. Spero che ci sia una cosa uniforme tra maschi e femmine, venga sempre più
sanzionato, perché a volte anche proprio nel sistema di gioco è difficile contrastare una palla del genere, perché non è un colpo secco, non è una cosa, insomma, che è usuale, quindi sicuramente chi lo sa fare bene se ne può avvantaggiare tanto, e penso che non sia poi così giusto, ecco. Ma secondo te farà scuola? Cioè, mi chiedevo, questi arbitri che in una competizione così importante cominciano a fischiare in questo modo, quando ripartiranno le competizioni nazionali, anche gli arbitri nazionali potrebbero interpretare così? Ma allora, regola su questi tipi di interpretazioni, ci dovrebbe essere una, diciamo, una filosofia, una direttiva comune e spesso che uniforma un po' tutti gli arbitraggi. Quindi ora io su questo non sono informato se è stato introdotto qualcosa di, o comunque indicato qualcosa di su questo tema. Però ecco, sicuramente se comincia a essere fischiato lo sarà anche in futuro, perché c'è sempre dietro una direttiva o comunque un'interpretazione che viene data poi dal punto di vista globale, perché poi dopo quando si va in campo è giusto anche che ci sia un'uniformità, immagino il campionato italiano, poi quando ci troviamo a giocare le coppe europee è giusto che sia una cosa uniforme un po' per tutte le situazioni. Sì, Giuli ci completa il suo pensiero dicendo che l'ha scritto perché sta facendo discutere in questo torneo olimpico, quindi insomma staremo anche poi a vedere un po' come si evolverà la questione, che se continueranno magari a fischiarlo assiduamente, allora sì che magari è ufficiale che si va in quella direzione, alternativamente insomma rimarrà una cosa un po' nel dimenticatoio, detto che è particolarmente difficile, un po' come si vede un po' più nei campionati minori, però la questione della doppia dipende molto dal metro dell'arbitro, non tanto da una regola assoluta e da un criterio per dire non visibile al video check, faccio per dire, non è infatti, o no. Scusami se ti interrompo, per esempio, no, certo. il discorso della doppia la penso in maniera diametralmente opposta, perché comunque è un tocco che svantaggia la mia squadra, no? Se io faccio una doppia, chiaramente non metto nelle migliori condizioni il mio attaccante di attaccare, quindi è un qualcosa che può svantaggiarmi, e in più aggiunge anche il fatto che comunque non interrompe il gioco su un'azione, no? Quindi cioè, fa durare l'azione anche di più, e quindi sono più favorevoli sicuramente a magari a lasciar correre, chiaramente se non stiamo parlando di cose inaudite, però ecco, sono contento che anche i tocchi, a volte mi ricordo anche quando ero più giovane, veramente fischiavano, anche bastava che il palleggio era fatto bene, la palla ruotava leggermente e era una doppia, cioè queste robe qui oggettivamente anche no, E poi alza la mano dichiarando che sto per usare un luogo comune, ma poi tu comunque da buon centrale, no? Appena stavi per palleggiare l'arbitro è già lì che si fregava le mani. esattamente. Proprio visto in tema di visto che siamo in tema di discriminazione, questa ci sta tutta, guarda. No, guarda, ci sono passato anch'io, quindi cioè, sto anche facendo della mini, livelli veramente non paragonabili, però nel senso so quello che si prova. E ci scrivono anche gli attacchi in palleggio, non si possono vedere, queste insomma altre filosofie a riguardo, insomma, stiamo a vedere. No, dicevo, so come ci si sente magari quando un arbitro fischia, ma ovviamente non so io e altri milioni di italiani cosa si prova, insomma, questa, sai, ogni tanto lo dobbiamo chiedere a chiudere una semifinale, visto che tipica immagine che quando ricorda la partita con gli Stati Uniti è già quasi finita, ovviamente, l'ace di Ivan che è dentro di un centimetro, di poco più, e insomma quel tuo muro sul finale, su quell'azione prolungata, io oltre so che tu lo definisci un po' croce e delizia, no? Perché dopo un po' dici anche ragazzi basta, ce l'ho fatta anche altri ma anche proprio nell'Olimpiade, cioè non è che è entrato, ho fatto anche altro, sì. Esatto. oltre a questo, a parte gli scherzi, ti volevo chiedere che ricordo hai di quello e come è stato dopo, perché poi comunque non è che era finito lì, si va a festeggiare, cioè, dopo lì quando si vince una semifinale poi immaginiamo testa alla finale, non si è ancora fatto nulla. Esatto, lì allora, io dell'Olimpiade ho un ricordo magnifico, ora lasciando stare anche il discorso medaglia, discorso l'ultimo punto eccetera, proprio un ricordo meraviglioso, perché è stata proprio una cavalcata, un'esperienza incredibile, poi ce la siamo vissuta bene perché abbiamo avuto la fortuna di fare un'Olimpiade comunque da protagonisti, ora lasciando purtroppo stare la finale, però comunque abbiamo fatto una cavalcata molto bella, da squadra compatta, da squadra unita. E quindi ho un ricordo meraviglioso.
quello è stato un po' l'ultimo muro, è stato un po' la ciliegina sulla torta, e insomma l'emozione si è vista. Poi quella è stata una partita davvero al cardiopalma, incredibile, perché sembrava che eravamo avanti noi di portarla a casa, poi ribaltare, cioè continui ribaltamenti di fronte, quindi una volta che cade l'ultimo pallone e si ha la certezza di essere a medaglia, lì poi insomma è spiegato poi tutto, ecco. Quindi dai Luca, direi che possiamo chiedere a Simone dopo quanto tempo hai apprezzato l'argento, che magari uno può anche apprezzarlo tra virgolette subito, no? Visto che quando si parla di Olimpiadi, soprattutto negli sport come il nostro, quello dove c'è la gara finale, magari il classico colui che vince l'argento triste perché ha appena perso, magari colui che vince il bronzo incolumente più contento, insomma tu come hai vissuto questo tra virgolette dualismo e dopo quanto l'hai apprezzata? Allora, il rammarico, la ferita per la finale persa c'è sempre, quello è inutile dirlo perché comunque era la nostra portata, potevamo farlo e era lì, cioè avevamo veramente delle carte incredibili da giocarci, e quindi la ferita c'è tanto perché tutti sappiamo che potevamo farlo. Però è anche giusto dire dall'altro conto che una medaglia olimpica non è che arriva così, che cade dal cielo, è un premio per tanti sacrifici fatti durante tantissimi anni, quindi io a dire la verità l'ho apprezzata fin da subito perché insomma come dicevo noi non eravamo favoriti, nessuno ci dava comunque tra i migliori, ecco, tra quelli che potevano giocarci l'oro. E tornare a casa con una medaglia, insomma, è stata una bellissima soddisfazione. Ci raccontava Cisolla quando inizia le Olimpiadi, la tira fuori, ci dà anche un'occhiata, facendo venire in mente quei momenti. Mancano 5 minuti inizio della partita, Simone, pronostico secco? Ce lo fai? Pronostico, lo sapete ragazzi, non si chiede mai il pronostico a un giocatore, ex giocatore, perché quindi... Ok, allora come la guarderai la partita? Con un piattone di pasta e rilassato o teso sul divano? Sicuramente con un birrino qua in tensione, quello sicuro, con qualche imprecazione, chiudo tutte le finestre, spero che insomma sia in un senso che in un altro, così non mi sentono i vicini e che insomma... E che ci vada bene. Questa poi lo dice 40, il problema è devi chiudere bene se mai dovessi guardare una partita alle 4 di notte, no? Esatto, qui ci va bene, dai, almeno qua. Qui ci facevano qualche altra piccola domandina, insomma ci chiedevano se la Serbia magari è la squadra più forte nel femminile, insomma ragazzi stiamo a vedere, tanto continueremo ad andare in onda qui dalle 12 alle 13, insomma compatibilmente con gli orari delle partite, vedremo se fare pre-partita, post-partita, secondo dei piazzamenti. Qui un ascoltatore ci scrive Iran 3, Italia 0, noi diciamo chi è? dal nome mi sembra iraniano, ad occhi e croce. Salutiamo appunto anche Eli che diceva la squadra più forte è la Serbia. E l'Italia deve vincere con l'Iran per evitare brutte sorprese, direi ragazzi che su questo ci sono tutti d'accordo, pronostici o non pronostici, meglio vincere, no? Dai. Esatto. Ti ringraziamo Simone, grazie per essere stato con noi, ce l'eravamo promessa questa chiacchieratina preolimpica, più preolimpica di così a 2 minuti dalla partita non potevi esserlo, grazie mille, esatto. A presto. Grazie a voi, è stato un piacere e buona visione a tutti. Grazie Simone. Forza Italia. Ciao Forza Italia, ciao. Salutiamo allora Simone Butti, appunto uno degli eroi comunque dell'argento olimpico, che poi comunque ne ricordiamo volentieri, perché poi quelle partite belle sono un percorso, poi insomma... Non è sempre facile vincere, diciamo così. Ragazzi, noi ci salutiamo. Luca, ci scusa? Arbitra Simonovic, un serbo, il secondo è Cespedes, dominicano. Ho visto Giannelli in campo, quindi ci siamo. Dai, siamo. Va bene, allora mettiamo il sottotitolo Giannelli in campo, siamo pronti. Vedete, Luca è già collegato, ormai siamo quasi collegati anche noi. 2 minuti ad Italia Iran, ragazzi, noi ci salutiamo, ci dà appuntamento lunedì. Cosa ti hanno scritto? Hanno arrestato Trebbi. No, finalmente. Parte la commessa di We Will Tokyo per sparare Trebbi. No, invece la lascerei. Trebbi libero. È stato molto servizievole. Trebbi libero. Lanciamo anche l'hashtag dopo We Will Talk di Trebbi libero. Trebbi. Ci vediamo lunedì ragazzi, ricordiamo anche domani 14:45 Cina Italia il femminile, 9:20 invece Italia Venezuela, questo di domenica mattina. Ciao ragazzi, buon weekend e forza azzurri. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Trebbi.